Ora nel Milanese perché stiamo seguendo con le nostre telecamere esterne una vasta operazione contro una locale 'ndrangheta. Ci aggiorna in diretta Maria Chiara Grandis. Ci troviamo alla questura di Milano, il blitz della polizia è iniziato nel cuore della notte, si tratta di un'operazione contro la 'ndrangheta a Rho nel Milanese coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano. 49 gli arresti per diversi reati contestati a vario titolo, associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico di droga, estorsione, minacce, violenza privata, detenzione di armi. L'indagine condotta dalla squadra mobile di Milano ha svelato la ricostituzione di una struttura territoriale di 'ndrangheta, conosciuta come la locale di Rho, da parte del promotore condannato in via definitiva per associazione mafiosa una volta scontata la pena. Vi diamo conto anche delle prime dichiarazioni del direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato, Francesco Messina. L'agire mafioso dell''ndrangheta nel nord Italia ha assunto caratteristiche sovrapponibili a quelle riscontrate nei territori in cui il fenomeno è endemico. Spiega, spesso il carcere non riesce a recidere il legame tra affiliato e struttura mafiosa. È un'operazione che è ancora in corso, numerose le perquisizioni. Per il momento è tutto dalla Questura di Milano, rinnovo in studio.